ricordo il nostro numero di telefono, bambini però, mi raccomando. Allora, 0769-64322. Ecco, mi raccomando, se volete chiamare per giocare con me, chiamate pure questo numero qui. D'accordo? Tanto, sapete, paga la mamma, quindi che vi importa a voi? Poi voglio vedere se ieri sera mi avete pregato, ho sentito alcuni, sono stata abbastanza contenta, però potete fare di più. Intanto vado a giocare con i bambini. Pronto? Ciao. Ciao. Come ti chiami? Valeria. Valeria. Ciao Valeria, quanti anni hai? Sei anni? Sì. Oh, bene, allora tu sei un po' più grande. Senti un po', chiami dalla Sardegna tu, vero? Chiami dalla Sardegna? Sì. Bene, e quindi tu hai 6 anni, chiami dalla Sardegna e magari hai anche un fratellino o una sorellina? No. Non ce l'hai? No. Però speri di averla? Sì, è la voglia. La vuoi? Sì. È giusto, vuoi una sorellina o un fratellino? Una sorellina. Allora, come potresti chiamarla questa sorellina? Marna. Ah, ma guarda, anche Ambra è un bel nome, Non ti pare? Sì. Ecco, meno male, va intanto. Senti, ma ti piace qualcosa in particolare? Ti piace qualcosa, non so, dimmi una cosa che ti piace. Te ne viene in mente una? Te ne viene in mente qualcuna? Per esempio una delle nostre ragazze, che non sia io, perché guarda. Tu. Sempre io? Sì. Bene, io sono contenta, non ti credere. Oh, bene, allora ti piaccio io, tutto a posto. E questo disegno invece come lo trovi? Questo che ha fatto bello. Riccardo. Ah, ti piace? Sì. Beh, è un po' polipo però. Però non mi piacciono le gambe. Non sono le gambe, sembrano un polpo. Un polpo? Ma ti piacciono però? Io so che ti piacciono. No. Non ti piacciono? No, allora le cambiare. E allora le cambiamo, guarda, ti faccio contenta e cambiamo queste gambe. E che tipo di gambe vuoi? Come ce le abbiamo? Come ce l'abbiamo? Quindi gambe noi umani? Come ce l'abbiamo noi umani? Sì. Ah, bene. Così allora? Più lunghe. Più lunghe? Più lunghe, sì. Di così le vuoi? Sì. Dai, queste sono carine però, dai, accontentiamoci, no? Va bene. Va bene così? Sì. Dai, poi guarda, tutta rosa e rossa. Ti piaci? Sì. Oh, meno male, sei contenta quindi? Sì. Non cambiamo più niente? Guarda, anche allungate, Riccardo, le sta facendo ancora più lunghe, guarda. Anche un po' più fine si potrebbero fare, Vero? Sono un po' grasse queste gambe. Lo so, guarda. Ma Riccardo, che vuoi fare? Un po' distratto. Sì. Ecco, così sono lunghe e sono fine. Sì. Oh, vanno bene così? Sei contenta? Sì. Oh, benissimo, adesso le coloriamo. Ora sì che va bene. Va bene, ci salutiamo? Aspetta. L'autografo. Guarda, le calze nere. Ti piacciono queste calze? Le calze nere? Mi piacciono anche a me, lo sai? Sì. Lo so, sono molto belle, guarda. Molto carine. Mi volevi dire? L'autografo di Miriam e Roberta. Va bene, vuoi che te lo mando? E anche di Laria e poi di... Di chi? Di tutte le ragazze. Anche di tutta la ragazza. Ecco, va bene, allora guarda, te le manderò io queste foto, va bene? Sì. Ciao. 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 Eccole qui, tutte le ragazze. Pronto? Giovanni. Ah, sei Giovanni. Ciao. Ciao, quanti anni hai, Giovanni? 4. 4 anni. E da dove mi chiami? Da Santa. Ah, ecco. Giovanni. Sono la Maddalena. Cosa hai detto? Chiamo da Santa Maria Maddalena. Ah, della balena? Ah, Santa Maria Maddalena è da dove chiami, vero? Sì. Senti, e questo disegno che ha fatto Riccardo ti piace?
Non lo vedo. Come non lo vedi? Ah, perché qua... il telefono non è vicino alla TV, allora non lo vedo. Ah, ecco, però guarda, ti assicuro io che è bellissimo. Proprio un bel disegno, un po' magari i denti ha fatti in fuori. Senti, allora tu parlami di Chiara. Sì. Quella bambina che tu sei innamorato pazzo di questa Chiara, è vero? Sì. Che tipo è? Non lo so. Non lo sai? Ma quanti anni ha Chiara? 4. 5. Va bene, allora ci dobbiamo salutare. Mi dispiace, guarda. Perché hai dobbiamo... detto. Mio padre dice che ti aggiungi un chilo di rossetto. Ah, il tuo padre? Sì. Ah, tuo padre si mette il rossetto? Ah, io? Sì. Io mi metto un chilo di rossetto? Sì, ma io non ce l'ho il rossetto. Padre, Ma io non ce l'ho il rossetto, magari. Ma non ce l'ho, guarda. Quindi, mi dispiace, sei sbagliato. Ciao. 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 Mario? No, Manlio. Manlio? Sì. Ho capito, non ti preoccupare. Manlio, quanti anni hai? 17 anni. 17 anni? Sì. Ah, sempre per un pelo. Quanti ne hai compiuti 17? A luglio. Ah, allora beh, un po' che non è più 16 anni, eh. Già. E com'è la vita a 17 anni? È bella? È bella, è bella. Io non lo so, non lo potrò mai sapere. Sei portare, per forza. Tu scommetto che non vedi l'ora di farne 18 per la patente, perché così puoi... Vero? Sì, sì. Così poi puoi votare, eh? Sì. E invece io no. Lo so. Io chissà tra quanti secoli prenderò la patente e voterò. Forse magari sì, me la daranno, sai, come premio. Però, chi lo sa. Ambra. Dimmi. Com'è che se ti nomino Ambra non succede mai niente? Come? Ma come ti permetti? Succede solo se dico Emanuela. No, guarda, non succede niente così. Tu lo devi dire. Dimmi come lo fai, con gli occhi chiusi o con gli occhi aperti? Con gli occhi chiusi. No, vedi, devi farlo con gli occhi aperti. Ambra. Se no non viene. Ma prova così, guardando Emanuele. Alto. No, non viene così. Sì. Devi dire ambra, guardando in alto così. Ambra, vedi? Va bene, prova. Ti assicuro che riesce, eh? Guarda, sì. Tutti me l'hanno detto, brava, grazie, mi porti fortuna. Solo tu, perché evidentemente non lo fai come si deve fare, eh. Va bene. Quindi tu vuoi dedicare la tua lettera d'amore a chi? A Emanuela. Ecco, appunto, sapevo. Allora, ma da dove chiami tu, Manlio? Chiamo da Rossano, in provincia di Cuneo. Cuneo? Sì. Io guarda, l'ho detto per gli altri, perché come sai io lo sapevo già. Allora, sei pronto? Sì, sì. Ti faccio vedere anche Emanuela, pensa alla mia bontà. Pronto? Via! Sì. Stop. Vuoi che la legga io, sì, oppure vuoi... Sì, leggila tu, che non ho il tuo libro davanti. Va bene. Vampiro, sei tutto pepe, perciò ho voglia di stringerti e inebriarmi del tuo profumo. Ho bruciato le tue foto. Beh... Ah, devo cambiare. Vuoi cambiare? Sì, la 1 e la 5. Vedi, se avessi scelto me, magari non avresti dovuto cambiare. Comunque, va bene. Via. Stop. Allora, la leggo di nuovo io? Sì. Va bene. Adorabile creatura, sei tutto pepe, perciò ho voglia di stringerti e inebriarmi del tuo profumo. Ho bruciato le tue foto. Che ti devo fare? Guarda, bruciate. Aspetta. A sì. meno che tu non abbia bruciato le foto quelle brutte, quelle che erano venute male, sì, tutto ho bruciato sfocato. Quelle. Hai bruciato quelle? Sì. Allora guarda, ti dirò di più. Poi dici che vedi, Ambra non funziona, invece ha funzionato, perché sai che oltre ad aver parlato con me e con Emanuela, hai anche vinto l'orologio di Nella Rai. Sei contento, Manlio? Sei contento? Questo gioiello, guarda che è
introvabile. Non è proprio. Ti cambierà la vita, te lo assicuro, da così a così. Cambiamento, devo dire, proprio sconvolgente. Mi raccomando, Ambra. Ringraziami, Ambra, Ambra, Ambra. Sì, poi cosa vuoi dirmi? Volevo solo dire che c'è Gianni che saluta Marzia. Va bene, sarà fatto, va bene? Ok. Ciao, mi raccomando, continua a pregarmi, ciao. Pronto? Pronto, Ambra. Ciao. Ciao, sei sempre più bella. Grazie, tu bellissima. Chi sei? Grazie, molto gentile. Tu come ti chiami? Marco. Marco? Sì. E da dove chiami e Caselle, quanti anni? In provincia di Torino e ho 19 anni. Da Torino tu ormai 19 anni. Io diavoletto. Guarda, ma tu hai la patente? No, ancora no. Ancora no? No. Ma scusa, ma cosa aspetti a prenderla? Ma non è facile. Come non è facile? Scusami, è pure ma cosa vuoi che sia, dai? Se io avessi avuto 18 anni l'avrei presa così, in un attimo. Un librettino piccolo piccolo da imparare a memoria, ma che ci vuole, scusami, Lo so. Pensa a quelle come me che non la prenderanno mai, forse me la daranno, ma chissà tra quanti anni, Hai fatto il patto, perciò. Lo so, ti sembrerà poco, ho fatto il patto, io l'ho fatto perché sai, però bisogna giocare. Sì, giochiamo. A chi vuoi dedicare la tua lettera? La voglio dedicare alla più bella, a te. A me? Sì. Grazie, grazie Marco. Sei pronto? Sì. Via. Stop, 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 stop e stop. Guarda, nemmeno a farlo apposta, leggi pure, guarda. Va bene. Mito, quando guardi due occhioni vorresti schiaffeggiarti e strapazzarti di coccole. Non farti più vedere. Visto? Vuoi cambiare qualcosa? Sì, cambio la 3 e la 5. Sì, guarda, tanto che mi schiaffeggi, sono immortale, scusa. Via. Stop. Leggila, guarda. Mito, solo così. Quando guardi i tuoi occhioni ti adoro e voglio strapazzarti di coccole. Sei il mio idolo. E ti pare poco? No, no. Questa meravigliosa lettera d'amore ti fa vincere, oltre ad aver parlato con me, anche Dandaradan, che da Dan. Dandaradan, l'orologio di Non è la Rai. Bellissimo. Che è importante la sigletta Dandaradan, perché lui altrimenti poi non si fa vedere. Comunque è questo qui. Proprio una fortuna sfacciata da oggi in poi avrai, Bene, te lo assicuro io, perché tutta la mia fortuna è qui dentro. Contento? Sì, contentissimo. Ciao. 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 Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Sono Lorenzo. Lorenzo. Da dove? Da Grado. Oh, e quanti anni hai, Lorenzo? 21. 21 anni. Sei la luce dei miei occhi, comunque. Ah, sono la luce dei tuoi occhi, allora illumino. Sì. Adesso in casa tua ci sarà una luce, Vero? Da non vedere, abbaglia. Lo so, abbaglia la mia luce, lo so, guarda, purtroppo anch'io la notte non dormo perché continuo a illuminare, pensa. Un lavoro, guarda, è duro, però che devo fare? Senti. Se è fatta così non è colpa tua. Certo. Senti, a chi vuoi dedicare tu la tua lettera? Ma a Mary. A Mary? Sì. Bene. E posso dire una cosa? Sì. L'ho vista anche in discoteca e ho parlato con lei. Ma guarda, che io non ci credo nemmeno. Ma non sei so sicuro? Se ti ricordi, Mary, è quello che ha parlato due volte con te. Ti ho no. detto che... Ma detto... dove? Dove è stato questo avvenimento? Al Tropicana. Ah, e dov'è? A Mereto di Capitolo, vicino Udine. Vicino Udino? Udine. Eri tu e Samantha. Tu e Samantha. Guarda che forza, forse era un'altra Mary. No, Mary no. Poppins sarà stata. No, era non lei, era lei, lei. Te lo assicuro, guarda. No. Comunque, oppure Mary per sempre. Ma magari non era lei, guarda, te lo assicuro. No, era proprio Mary Poppins. Ti dico di no, va bene. Vuoi dedicargli la tua lettera? Ma sì. Va bene. Oppure Mary Jolie potrebbe essere. Guarda, forse era lei, sono sicura perché l'ho vista che lei gira anche la discoteca. Era Mary Jolie, hai sbagliato. No, sono sicuro che era Mary Patti. Vabbè, meglio così. Allora giochiamo, via. Stop. 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 Allora, sei pronto? Devo leggerla io? Sì, leggila tu. Pelle di pesca. Pesca, Sì. Pelle di pesca, non di pesca. La pesca, quella ai pesci. Sì. Pelle di pesca, con le squame. Ecco, ti è più contenta. Dai. No. Quando appari, spengo la TV. Perciò chiedo la tua mano e voglio cuocerti a fuoco lento. Che
questa lettera ti faccia piangere. Guarda che Mary non è immortale, che letteraccia, guarda, non stai parlando con me. Ma ti vede che ho sbagliato di spedirla. Che anche se mi cuoci non mi succede niente. Dai, cosa cambi? Allora cambio la... La 2. Sì. La 4. Sì. E la 5. Va bene, via. Stop. 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 Dai, leggi nuovamente, però pelle di pesca, per favore. Pelle di pesca. Brava. Mi fai partire a tal punto che chiedo la tua mano e voglio portarti in luna di miele. Ti amo. Oh, bravo, dai, questa è andata bene. Te la sei cavata. Grazie. E allora ti dirò, sai cosa hai vinto? È il mega galattico orologio di Nonella Rai. Sì, però, dan-dara-dan. L'orologio di Nonella Rai, mi raccomando, Va guarda, bene. Porto una fortuna che lo vedrai solo quando te lo sarai messo lo al braccio. Va bene? Va bene. Ciao. Grazie. Mi tieniti pure fortunato. E ora vi dico, vi auguro un weekend tutto pepe e vi lascio al balletto. Ci vediamo tra poco, non mancate, mi raccomando. Vicino a me c'è Francesca, la nostra Francesca, che io so che vuole dedicare questa canzone a un mio amico, al dio del mare, perché io qui leggo che Francesca canta Nettuno, Nettuno. Si intitola così? Sì. Nettuno, Nettuno, Nettuno. Nettuno, Nettuno? Nettuno. No, aspetta, mi dicono che si intitola Nessuno, Nessuno. Già, è vero. Ecco, allora io devo dire alla redazione che deve essere più attenta quando fa queste cose. Io scusa, io leggo Nettuno e dico Nettuno, un mio collega, questo dio del mare, scusatemi. La canzone, vabbè, mi sono corretta, scusatemi. Francesca canta Nessuno, Nessuno.
aria, che è proprio la testimonianza che io ci sono, vero? Sì, ecco, sì, è perché vero. Tu cosa fai la sera prima di addormentarti? Prego. Come fai? Fallo vedere. Ambra, come si fa? No. Ambra. Adesso si vergogna perché ci vuole una concentrazione, sì, vero Ilaria? Infatti adesso Ilaria canta una canzone di molti anni fa, però sempre molto bella, non a Francesco. La mia preferita, lo devo dire, senza che siete un po' gelosi, ecco qua. Ciao, è lei, ciao a tutti. Maria Teresa. Ciao, mamma. Bella e anche brava. Infatti Maria Teresa, anche un po' con il mio aiuto, però canta Eso es el amor. La luna y el sol, ella, él, la rosa, el clavel, primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, invierno, un infierno. Un infierno.
scolina. C'è poco tempo per ballare e per cantare. Se il giorno è lungo da passare, la notte vola. Immortale, no? Ecco, sono invulnerabile, però non ho mai detto che sono infallibile, scusatemi. Infatti sono fallibile, perché avete visto, prima ho sbagliato, no? Ho detto che il titolo era C'est la vie, invece era La notte è piccola, scusatemi, ma per dimostrarvi che quando dico una cosa è quella, capito? Nessuno, sono immortale e questo va bene, sono eterna, però invulnerabile, neppure pensate sono al tallone. Come quel cretino di Achille che appena uno bucava il tallone si sgonfiava. E diventava tutto... Io no, io niente, mi dispiace. Provate a bucarmi e vedrete voi. Nel senso buono, nel senso che è così. Ma ora, questa non la sbaglio perché sono sicura di ciò che dico, lo vedrete. Roberta canta una canzone contenuta nel nostro nuovo disco. Troverete il disco? Ah, chi lo sa? Provate, ma non sono sicura, comunque, tanto facciamola sentire noi perché sono buona. Roberta canta Mary Jolie. Bye.
ragazze, un po' di scatenamento. Vai, balliamo tutte insieme. Dopo i cori, verso la sigla finale. Dunque, è vero che l'erba del vicino è sempre più verde? Chi vuole subito intervenire? Virginia, dimmi. Si sente? Sì. Si sente, sì. Io do un consiglio, perché io cerco di farlo sempre. Mm. Guardo sempre il vicino, o che non ha l'erba, o che non ha proprio il giardino. Così la mia sembra sempre più verde. Ah, ecco, quindi tu guardi sempre chi sta peggio di te. Chi altro invece si vuole pronunciare su questo? Proprio l'erba del vicino è sempre più verde, quindi ci sentiamo sempre insicuri, c'è sempre qualcuno che ha qualcosa più bello di noi. Tu, che non avevi parlato, come ti chiami tu? Paola. Paola. Allora, io sono addirittura complessata da questo punto di vista. Addirittura complessata? Sì, perché, perché io ho proprio i sensi di inferiorità per qualsiasi cosa, sia che sia dal punto di vista fisico, dal punto di vista intellettuale, anche a scuola. Io andavo abbastanza bene a scuola, però sempre ero convinta di essere inferiore a qualcuno. Ma quanti anni hai? 19. 19, di dove sei? Di Milano, ho appena finito il liceo. E sei fresca fresca, fresca nuova, fresca, nuova. Adesso sono all'università, però anche l'università all'inizio è stato tremendo, perché faccio matematica, quindi sono convinta che ci sia sempre qualcuno più bravo di me. Poi in matematica ci sarà sicuramente un geniaccio sicuro. Vivi male, sì, dice però. Cristina, giustamente, così vivi malissimo, perché però, ti autolimiti. Beh, però al liceo, per esempio, in matematica, mi ricordo in terza liceo ero abbastanza brava. Ho voluto talmente lottare per la matematica, perché mi piace tantissimo, che in quinta sono arrivata ad avere dei voti incredibili. Ah, allora magari poi alla fine comunque questo ti dà una carica, sì, cioè non sono dei complessi sono distruttivi, ma costruttivi. Che ridete voi due qua dietro, che state facendo una gran confusione? Allora, come a scuola, voi del secondo banco... Adesso mi dite cosa stavi dicendo, Barbara, perché no, prendevi in giro Cristina? No, ma stavamo dicendo un'altra cosa, stavamo dicendo che Cristina dava dei suggerimenti a lei, stavamo dicendo tutta un'altra Niente, cosa. Niente, va beccato così in flagrante. Passami un attimo, Ambra, per favore. Ambra? Sì. È vero che l'erba del vicino è sempre più verde? Io non lo so perché, perché io tu sei non, il vicino. Non chiedo mai niente, appunto. Io sono il vicino che mi guardano sempre l'erba del mio giardino, non capisco perché. Però io da piccola, io quando ero elementare, sì, mi ricordo, molti anni fa, mangiavo sempre le caramelle degli altri, perché quando le compravo io non mi piacevano, capito? Bene! Che vuoi? Grazie, Ambra!
chi qualcosa? Eleonora, tu? No. Che vuol dire no? Niente. Niente, non vuoi proprio parlare? Roberta. Come vivi tu? Non ho molto da dire su questo argomento, però non è vero che l'erba del vicino è sempre più verde. Io sono molto contenta sempre delle mie cose. Oppure sarà che non mi fido molto degli altri, mi fido più di me stessa, anche nel fare le cose, nel farmi aiutare nello studio, non mi fido degli altri. Perché non ti fidi degli altri? Perché mi fido delle cose che faccio io e basta, perché magari ho paura che siano poco precisi, oppure non facciano quello che voglio, così insomma. Quindi preferisco non ti fai fare le cose dagli altri? No. Magari guardo, perché insomma guardare gli altri è sempre positivo per ampliare le proprie esperienze, però non è più verde, insomma. Che vuoi dire? Io voglio dire, nei momenti di depressione io vedo l'erba del vicino più verde, quando non sono sicura di me, quindi dipende da me, non tanto dal vicino. Ah, ecco, quindi ammetti che nasce da una tua insicurezza del momento. Federica? Io la vedo sempre, ma sempre più verde. C'ho anche la conferma che sono andata con... Vabbè, appunto, il vestito comunque... Sono andata a comprarmi un paio di scarpe perché le volevo uguale a Arianna, una mia amica, a lei, va bene? E niente, no, non è che sono una copiona, le volevo uguale le sue perché l'erba del vicino è sempre più bella. Sono stata tutta la sera a dire no, le ho comprate, queste, ma erano più belle le sue, poi sono venuta qui e mi sono accorta che erano identiche alle sue. E sono assolutamente uguali. Sono uguali, ma io tutta la sera sono stata a dire erano più belle le sue, perché ho comprato queste, erano più belle le sue. E la mattina quando sono venuta le mie sono usate, sono più belle. Quando sono ma venuta... forse tu hai i piedi deformi o qualcosa. No, bonfi. Quando sono venuta qua mi sono accorta che erano uguali le sue, perché io sono dell'idea che l'erba del vicino è sempre più bella. Sentite, dov'è Barbara Trani? Che timidona, dov'è Barbara? Eccola lì dietro, che cerchi di nasconderti. Sentiamo il pensiero di Barbara sull'erba, quella comunque... più verde intendo. No, io anche comunque come lei sono, possiamo dire, un po' complessata. Tu sei un po' complessata? Sì. Soprattutto per quanto riguarda, per esempio, che ne so, un vestito, e magari lo compro, lo stesso vestito che ho visto addosso a Raffaella, e a lei gli sta benissimo, quando l'ho comprato io, a me mi sta malissimo, magari non me lo metto più. E nel momento sempre. In cui lo compri però ti piace in quel sì, momento? Sì, sono più che soddisfatta, quando lo metto invece è orribile. Cioè, ma scusate, ma voi non siete belle dentro? Non è la cosa più importante, ma infatti, siete tanto a guardare non... vestiti, come no, di... No, ma io infatti parlo delle cose esteriori, non parlo del infatti non parlo del, non è che sono invidiosa di un'altra persona perché magari non sono invidiosa dei sentimenti o perché magari lei è più generosa, perché magari lei è più dolce, cioè io comunque sono soddisfatta di me dal punto di vista interiore. Parlo dei vestiti, di cose così. E per esempio, quando è che voi vedete il ragazzo di una vostra amica e dite porca miseria, quello proprio a lei è capitato? E dite, io un ragazzo così non ce l'avrò mai. A chi è successo? A te, Roberta? A te il contrario? Sì. Tutti ti invidiano? Tutto il contrario. Nel senso che... Che bello, è proprio bello. Lui è bello? Sì. Ma lo pensano... Quindi sono persone, gli altri che, le altre ragazze che ti invidiano il ragazzo? Bello, sì, bello. Sì, guarda. È bello. Questo vero. È permesso comunque, eh? anche la religione lo permette questo, che sì. Non sai. Che? Il comandamento no. Dice non desiderare la donna ad altri, il tuo la è un donna. Uomo, quindi... Che ci vuoi fare? Che è ci così. Vuoi fare? Va bene, chi altro... meglio così, però. Chi altro invece pensa, mamma mia, io un ragazzo così... A parte me, un ragazzo così non ce l'avrò mai. Chi altro lo pensa? A parte che non avrò mai nessun tipo di ragazzo, via. Ma Lucia, no, basta, Lucia non la voglio sentire. Marzia, ti è mai capitato di invidiare una ragazza che aveva un ragazzo bellissimo? No, non mi è mai capitato. E di sentire comunque che questa ragazza aveva qualcosa di meglio di te, che tu avresti voluto avere come lei? No. Mai. No, mai. Mai e poi mai ti è successo una cosa così? No, non mi è mai che sei capitata. Sincera? Sì, sono sincera. Chi vuole invece dire il contrario? Antonella. Perché Antonella? Che cosa ti è capitato? Chi ti è capitato di invidiare in qualche modo? No, tempo fa stavo con un ragazzo e c'erano alcune sue amiche che gli davano fastidio. Come? No, perché sono buona. E come no, hai reagito? Lo sai cosa c'è? A me non dava fastidio. Però ci sformavo sul fatto che magari pensavo che io avevo delle cose che loro avevano, una particolarità, non lo so, no, qualsiasi cosa, a livello estetico. Sì, no, non ho capito bene, non scusami capito. Antonella, no, può essere un po' più chiara. Tu? Stavo dicendo,
E io ci sformavo, non sì. per il fatto che si e guardavano... E ci sformavo, l'abbiamo, scusa, cominciamo dall'inizio. Ci sformavo, che al nord forse non lo capiscono, cosa vuol dire? Ci sformavo. Ci... Ricominciamo da capo. Ci... No, vuol dire è ci rimanevo male. Pensiero. È difficile da dire. Sì, vuol dire che ci rimanevi male. Ci rimanevo male. Oh, ci rimanevi male. Per il fatto che... Sì. E mi autoconvincevo di avere qualcosa in meno di quello che avevano loro, ah, capito? Qui le ragazze ecco. dicono, oh, anche Antonella ha di questi problemi. Ci sono riuscita. Perché, per esempio, che cos'è che tu sentivi che ti mancava? Tu vedevi non queste so. Ragazze e tu dicevi, però io... Non lo capivo. Cos'è? Cos'è? E cos'era? Eccole qua, si è scatenato l'asilo. No, non lo so. C'era evidentemente qualcosa che io non davo. Però poi alla fine sei riuscita a tenertelo questo ragazzo? No. Ah no? No. Ah, magnifico. Per quindi altri motivi. Hai finito di sformarti proprio. Sì. Però insomma ora adesso ti vedo sono in forma, sola. Quindi è tutto a posto. Sto sola. Ora sei sola, allora sei sola. Sono adesso sola, sei sono sola. Sola. Sei sola. Chissà, dopo questo appello forse ancora per poco. Sofia, tu che non parli mai, che cosa mi vuoi dire? Mi vuoi far diventare... Anche funziona. Oggi è fucsia, subito rossa rossa. Ma perché mi volete far diventare fucsia? Perché ti sta bene, sai, grazie, sei carina, sì, rossa, grazie. Sì. È vero, Sofia, che l'erba del vicino è sempre più verde? Ma io penso una cosa, che meglio... Penso chi... Meglio. Penso... No, che chi sa contenta goda. Moira ha gridato, per chi non lo sapesse, Sofia ha sbagliato. Perché Sofia è infallibile? Anch'io sbaglio. Mi date un microfono che voglio darlo a Moira, velocemente. Moira, no, perché? Perché lei parla tutta precisina, no? Allora adesso ho sbagliato. Come? Lei parla tutta precisina, che vuol dire che parla molto bene. Molto bene, molto bene in italiano. Allora... Però lei, questo non è un difetto di italiano, questo è un difetto di pronuncia, eh? Sì, ma lei non pronuncia mai il romano, è la prima volta che la sento. E... No, ma non sono è un emozionata. Difetto di romano, non riuscire a pronunciare meglio. Dimmi, Sofia, continua. Dicevo che secondo me soltanto una cosa si può dire, che chi si accontenta gode e basta. Oh, quindi tu ti accontenti di quello che hai e sei sempre soddisfatta? Sono sempre contenta. C'è chi è in disaccordo con te? Microfono, via. Perché? Io volevo dire che a me capita molti, spesso, anche qui dentro, vedo una ragazza che ha un vestito che a me fa impazzire e il giorno dopo corro subito a comprarlo, sì. E invece poi non mi piace più quando lo compro io, non mi piace più. Ma perché non piace addosso a te? No, no, non mi piace più. Ah, anche non ti piace proprio più, quindi tu hai bene. L'armadio pieno di vestiti che non usi. Non me lo metto più, o lo regalo oppure, non lo so, non mi piace più. Ma io vorrei sapere invece il pensiero cinese di Gu. Cosa pensi tu dell'erba? Sempre in senso, naturalmente. No, io tendo a specificare. Dimmi. Allora, qui dentro... L'erba del vicino, non l'erba... L'erba del vicino. Qui dentro sentivo, sì, l'erba vicino più verde, perché le ragazze sono ragazze, bravissime. Ragazze, scusate un momento, non riesco a sintonizzare. Mi sento inferiore di loro. Perché? Perché, Gu? Perché? Dimmi un motivo al mondo perché per cui sono tu... belle, brave. Ma anche tu sei bella e brava, anche tu. Sei così bella, sei così particolare. Gu, gu, gu. Applauso ragazze, scatenatevi. Perché congiungiamo questo applauso in onore di Gu, che si è commossa addirittura meravigliosamente. Gu, sei stupenda. Ragazze, oddio, vi prego, mi metto a piangere. Beh, ragazzi, vi saluto. Gu, non piangere perché sei meravigliosa, unica, veramente. Ma non proprio, eh. Tratta oggi per l'ultima volta. Chi saranno le due fortunate oggi?
E chi vincerà l'orologio di Non è la Rai. Chi vincerà questo orologio unico al mondo, unico. Eccolo. Ma facciamolo vedere. So. Eccolo. Visto? Eccolo. Si vede. Andiamo, si vai. Vede? Va bene così. Va bene così oggi, va bene così. La penultima. Uscirà Pamela oggi? Ma. La penultima ragazza, Bruna. Prendiamo l'estrazione. Basta, basta. Chi è? L'ultima estrazione. L'ultima. Ma chi uscirà? Voglio proprio vedere. Voglio proprio vedere. No, Ilaria. Io. Sarà una Pamela. Magari. Francesca Pettinelli. Bene. Che ieri ha cantato quella bellissima canzone di Tina Turner. Beh, bellissima quella canzone. Ciao Bruna. Ciao. Francesca, ciao. Sta arrivando? Adesso arriva. Francesca. Ciao, ciao ragazze. Ciao. Santi. Iniziamo a giocare. Allora Bruna, prego. Mi raccomando ragazze, oggi, eh? Sì, l'ultimo 19. Giorno ragazze, sveglie. Sì, sì. 19. È solamente amore. Ragazze, c'è in palio l'orologio di Non è la Rai. E meritiamo una nostra vita. Ragazze, vabbè, non lo sanno, non lo sanno, non lo sanno. Era Antonello Venditti, penso che lo sapevate, sapete? E sono... Il titolo è Sotto il segno dei pesci. Va bene, Francesca. Francesca, scegli un cassetto. Allora, numero 1. 1, numero 1. Allora, il pulsante è dove devi. Dai, Francesca. Baglioni, sì? Dagli il via. Brava, brava, brava. Prego. Luna, prego, scegli pure. 50. Numero 50. Francesca. Bruna, cosa fai? Francesca. Madonna, Holiday. Ma. Brava. Francesca, Bruna, l'ultimo sì? Giorno fai così, ma cosa no, fai? No. Come no? Sei emozionata, no? Sì, un sì, po'. Sì, va, Francesca. Perché, già, perché. Prego, microfono. Sì, scusatemi. Numero 7. Numero 7. Bruna? Anozza con donne? Donna con te. Puoi ripetere? Donna con te. Brava! Va bene. L'ultima puntata. Siamo buona. Due. Prova ad uno. Bruna? 33. Bruna, eh? 33. Tu non alloggi, dormi. Ma che vuoi? E penso a te. T'accompagno. Ragazze, non facilissimo questa canzone. Ed è bellissima. Non suggerite, Barbara. No, guardate noi. Sono al buio. Bruna. Battisti e penso a te. Brava. Vedi che facile. E penso a te. T'accompagno. Non so. Francesca. Numero 93. Non potevi non saperlo. Giovanotti, dimmi fai. Brava Francesca. Come on, girl, be now, stay high. Hey. Good boy.
Francesca. C'è un'altra manche. Sì, un'altra manche. Chi sceglierà questa manche? Bruna, la facciamo scegliere a Bruna, che è in svantaggio. Sì. 52. 52. E la luna bussò alle porte del... Bruna, sentiamo. Loredana. Si è impazzito anche lì l'ultimo giorno. Loredana per te e la luna bussò. E la luna bussò alle porte del buio. Beh, allora lo sai cosa succede? Io lo so. Vincono tutte e due l'orologio di Non è l'arte. Tutte e due le vincono. Ora siamo buone. E quindi bravo tutte e due. Tutte e due molto e brave. Lo vinco. Cosa succede? Aiuto! E adesso vado una brutta fine. Oddio, cosa c'è? Cosa, Ambra? Grazie di esistere, Ambra, veramente. Ambra, grazie di esistere. Dopo questo posso anche prendere la prima telefonata. Pronto? Ciao, Ambra. Ciao. Come ti chiami? Andrea. Come ti chiami? Andrea. Andrea. Avevo capito Ambra, sai? Questo nome sempre mi risuona così. Pensa che io ieri sera, anzi devo dirvi una cosa, ho sentito questo brusio tutta la notte, fino proprio... a notte tarda, ma vi dico, Ambra, tutti, io non sono riuscita a dormire. Io guarda, vi ringrazio che mi nominate, però quando mi pregate fatelo più piano, sottovoce, non lo fate così alta voce, perché evidentemente siete milioni e milioni, a me arrivano Ambra fortissimo, io non riesco a dormire, non ho potuto dormire, mi sono messa i tappi nelle orecchie, mi arrivava lo stesso questo brusio, quindi per favore almeno fatelo un po' prima, non fino a notte così tardi, perché io altrimenti non ce la faccio a dormire, hai capito Andrea? Sì, sì, ho capito. Tu eri uno di quelli che ieri sera faceva Ambra, sì, ti ho visto. Guarda, ecco il diavolo, ciao, hai visto? Sì, il diavoletto, visto. Guardalo, vedi le fiamme? Andrea? Sì, sì, ho visto. È simpatico, ti sta salutando, ecco, salutalo, se ci rimane male, ecco, bravo, mi raccomando, lo devi sempre salutare. Sì, ora mi guarda. Come stai? Stai bene? Non fare più quelle smorfie di ieri, guarda. Ma avevi promesso la maglia uguale alla mia? Niente, eh? È proprio uno scostumato questo diavoletto. Eccola! L'hai portata! Bravo! È proprio... sei stato bravo. Hai visto? Adesso sparisci. Vattene via. Sparisci. È sparito. Ragazze, scusate. Lui viene qui, adesso ci ha preso gusto. Vero, Andrea? Senti, ma tu hai qualcosa da dirmi, un consiglio da darmi su questa mia eternità? Secondo me è sbagliato fare questo patto con il diavolo. Oh, sentiamo finalmente un'altra campana. Dimmi perché, io sono molto indecisa su questo patto. Ma perché non vuoi farti la patente, molte cose che... No, questa è una risposta banale. Ti ho detto che magari poi tra 400 anni me la daranno anche la patente. Ma passa troppo tempo? Ma scusa, tanto io ho da vivere un'eternità, no? Quindi, a voglia, intanto posso fare altre cose, ma un'altra ragione valida. L'unica cosa che mi dispiace veramente è che non posso votare. Anche questo? Tu, se fossi qui a Roma, per chi voteresti? Rutelli o Fini? Sentiamo. Io Fini. Ah, Fini? Bene. E se fossi a Napoli, Bassolino? No, o Mussolini? Mussolini. Come? Mussolini. Ah, ho capito. Tu di dove sei? Dalla provincia di Venezia. Della provincia di Venezia, bene. Ho saputo tutto quello che mi interessava. Però ancora non ho trovato una risposta, No. Che faccio secondo te? Rimango eterna oppure no? No. No? Vabbè, no. Tu mi consigli la mortalità? No. Come no? Sì o no? Immortale o mortale? Mortale. Vabbè, insomma, ho capito, nemmeno tu lo sai. Allora dimmi cosa ho fatto il 15 agosto, che facciamo prima, va? Allora, secondo me,
Come? Sta tutto il giorno a prendere lezioni in spiaggia. Che ho fatto? Sì. In spiaggia. E ho preso veramente tanto che si è ascoltata tutta. Mi sono... Sì. E alla sera si è ascoltata tutta. E alla sera dovevo andare a un appuntamento con un ragazzo bellissimo. E da bruciore che avevi... Ero bruciata. Non sei potuta andare e hai inventato una scusa. Ma scusa, ma io che sono immortale posso bruciarmi al sole secondo te? Io che illumino? Scusa, io sono invulnerabile. Quindi cosa mi farebbe a me la luce del sole? Secondo te mi brucio io al sole? No. Casomai sono io che brucio il sole, non è il sole che brucia me. Ti sei sbagliato, guarda, hai avuto un... so, sei un po' confuso, ti vedo, eh. Mi dispiace, guarda, hai perso. Ciao, bene, Andrea. Ciao. Che devo fare? Ciao. Ma ora... vado verso il nostro appuntamento con The Voice, la voce di Non alla Rai. Pamela, che cosa fai, Pamela? Io che parlavo così bene di te? Scherzo. Comunque, Pamela oggi canta Born to be Alive. Anche da come eravamo, vero? Perché noi siamo uno spazio di come eravamo, perché mi ha regalato una canzone che non è nuova, però è molto bella, di un paio d'anni fa. Lei è bella lo stesso e canta Salvami, Save Me. Save me, save me.
brava e bella come al solito, sempre bella come tanti anni fa, complimenti. Però diciamo che anch'io sono quello che sono, insomma, mi vedete, no? Non sono da buttare via, insomma, scusatemi, voglio dire. C'è di peggio, ecco, e poi scusate, io sono il top, proprio il massimo. Però voglio molti cuori, altrimenti non mi vedete cantare. Che vedo. Però domani vi ricordo che torna il meglio di Non alla Rai, cioè Ambra. Scusatemi, myself, scusa l'inglese. Ma ora mi raccomando, molti cuori, poi io vi saluto, ci vediamo domani con il meglio. E canto Ho in mente te.